Ecco, buongiorno professor Croce, abbiamo invitata per spiegarci, per parlarci un po' di questo concetto che nella Convenzione ONU è descritto già nel preambolo e negli articoli iniziali, che è il concetto di accomodamento ragionevole. Che cosa vuol dire accomodamento ragionevole e come dobbiamo interpretarlo? Benissimo, grazie di questa opportunità. Parlare di accomodamento ragionevole significa innanzitutto pensare al potenziale di risorse che possiamo mettere a disposizione di una persona che vive una condizione di disabilità. È un concetto molto utile, è un metodo anche con il quale noi possiamo pensare di affrontare, di mettere a disposizione delle persone che hanno problemi di disabilità le risorse dell'ambiente e non soltanto i trattamenti, le terapie, la riabilitazione, ma anche proprio le risorse materiali, le risorse anche in termini economici che possiamo mettere a disposizione. Perché parlare di accomodamento ragionevole? Perché la combinazione tra il funzionamento della persona e l'ambiente, la creazione di una condizione di equilibrio dipende ovviamente molto dalle possibilità che l'ambiente ha di cambiare, di andare incontro ai bisogni e alle problematiche che la persona ci pone. Perché? Proprio perché comunque non abbiamo a disposizione risorse infinite, dobbiamo pensare che ciò che possiamo mettere a disposizione deve tener conto appunto dei limiti che il contesto può avere. Dobbiamo stare molto attenti però a pensare che accomodamento ragionevole possa diventare, questo sarebbe un grave rischio, il, tra virgolette, minimo sindacale che noi mettiamo a disposizione di queste persone e delle loro famiglie anche. Per cui in realtà l'accomodamento ragionevole deve essere visto dalla prospettiva della persona e della sua famiglia. Poter avere accesso a tutte le risorse e i trattamenti, che sono anche i diritti di cui queste persone hanno, che queste persone hanno, di mettere a disposizione il massimo possibile. Quindi fare in modo che anche l'accomodamento ragionevole diventi un'opportunità a beneficio di queste persone. È chiaro che ogni operatore, ogni organizzazione, ogni sistema di servizi formali e informali potrebbe rappresentare la metafora dell'essere strabici. Con un occhio riuscire a vedere quali sono le capacità, le potenzialità, i punti di forza della persona, comprese le sue limitazioni. Dall'altro, l'altro occhio deve essere invece centrato sull'ambiente, sui contesti. Allora, l'accomodamento ragionevole ci serve esattamente in questa operazione di corrispondenza tra la persona e non soltanto ovviamente intesa come il suo profilo di funzionamento, cioè le cose che sa fare o non sa fare, ma anche le cose che vuole fare, che desidera fare, le sue motivazioni. Bene, in questo incrocio, in questo intreccio tra le possibilità e le opportunità, le capacità, i desideri della persona e le opportunità che offre l'ambiente, troviamo la prospettiva dell'accomodamento ragionevole, trovare un punto di incontro. E la parola chiave che emerge dall'adottare il concetto di accomodamento ragionevole è negoziare. È l'azione che l'accomodamento ragionevole ci consente, ci induce ad utilizzare, l'azione proprio che ne dovrebbe emergere è proprio la capacità che il nostro sistema di aiuti alle persone con disabilità è proprio negozi con la persona e con l'ambiente, e non sulla persona e non sull'ambiente. Il cambio di preposizione qui può essere importante, ma negoziare con la persona e con l'ambiente una prospettiva di funzionamento soddisfacente ed efficace, tenendo conto ovviamente non solo dei punti di forza, ma anche delle limitazioni. Bene, ringrazio il professor Croce per la chiarezza e per la profondità anche della spiegazione. E la saluto e do un arrivederci a tutti i nostri spettatori al prossimo approfondimento. Grazie e arrivederci. Grazie e arrivederci a voi.